In pratica un uomo è chiamato a è chiamato da a presentarsi a un commissariato di polizia perché a suo carico c'è una denuncia da parte della figlia. Una volta lì lui subisce questo interrogatorio da parte di questo commissario donna e poi a sorpresa il commissario donna incalza sia con lui che con la figlia, che a esporto poi denuncia, però la figlia vuole ritirare, anzi ritira la denuncia, però a sorpresa una verità nascosta si fa breccia e questa verità che stenta ad affermarsi, perché ci troviamo sul commissariato di polizia, il luogo forse più omofobo e più maschilista, se vogliamo, uno dei luoghi più omofobi, più maschilisti, se vogliamo, e quindi si fa strada e hobo torto collo, il commissario è provato diciamo a fare un coming out non volontario all'inizio, ma poi diventa un atto liberatorio e quindi questa cosa mi piaceva molto di questo coming out in un luogo come questo. Che cosa che volevo dire per quanto riguarda la scelta della location? Allora, mi piaceva far fare al padre una sorta di viaggio, cioè attraversare questo mare, anche se era breve, perché comunque insomma da Napoli a Ischia è breve il tragitto, però in quel viaggio è una metafora del suo andare verso il mondo della figlia attraverso il viaggio, attraverso il ipotetico viaggio e attraversare il mare del pregiudizio. Sì, è un poco contorto, però mi piaceva che non andava subito così, che c'era un sentire prima di arrivare al commissariato per la denuncia. Ecco, questo diciamo mi piaceva. È ovvio che non si coglie perché non è tanto così spiegato, però io ci avevo voluto dare questa accezione. Diciamo. Poi. Ricordo il film, come mai hai scelto l'argomento di amore lesbico? Ecco, l'amore lesbico perché, come dicevo prima, mi sono un poco, diciamo, rifatta una storia che avevo sentito da parte di una ragazza, ragazzino, che appunto stava con una donna, cioè praticamente un uomo che era diventato donna. Quindi, se vogliamo, la storia originale era molto più forte e anche insomma particolare rispetto a quella che ho voluto poi descrivere io. Per una serie di cose non ho voluto fare la stessa storia perché insomma era una storia molto delicata e poi la ragazzina era stata picchiata dal padre e dallo zio e quindi c'è anche in atto una sorta di denuncia e quindi non potevo proprio rifarmi alla storia e poi mi piace sempre fare diciamo storie, cambiarle in corso d'opera, come si fa nelle sceneggiature, no? Che si fanno una storia nella storia, insomma, gli input, gli spunti, insomma, è così. E quindi ho ricreato tutt'altra cosa, se vogliamo. Però mi aveva molto colpito questa storia. È stato un mio amico che ha creduto nella storia, lui si voleva affacciare un po', è un imprenditore edile, quindi faceva tutt'altro, però insomma un amico cinefilo, insomma, gli piace il cinema eccetera e si è voluto misurare con la produzione, adesso non so se vorrà continuare a fare il produttore, però vedendo come funziona nel cinema già ci sta andando cauto diciamo, però ecco se io avevo, ecco quello che succede anche adesso ai giovani registi che vogliono fare un film, no? Un corto, un film.
l'IMAIE, che è questo ente che aiuta, diciamo, tutti gli iscritti MAIE, no? a fare un film o un'opera piuttosto teatrale, piuttosto che, insomma, appunto, cinematografica, quest'anno aveva deciso di fare il sorteggio, una cosa completamente, insomma, anche un po' assurda, perché sono stati sorteggiati tre volte tre persone che hanno presentato tre progetti e poi altre persone come me e tanti altri che eravamo prima centesimi e poi con, siccome si è intasato il sistema operativo, poi nella seconda tornata io sono diventata seicentesima, e quindi voglio dire è anche brutto, no? Stare lì e poi tornare indietro e non avere la possibilità di fare il corto perché non c'erano i finanziamenti. E allora io devo sempre ringraziare, appunto, questo mio amico Gaetano Agliata, che ha voluto, ha creduto nel progetto e mi ha voluto dare una mano. Hai avuto un aiuto anche dall'Arcigay di Napoli? Dall'Arcigay come sostegno. E infatti io spero, perché questo è un progetto che, insomma, ci stiamo lavorando, di andare anche nelle scuole a parlare, far vedere il film, il corto, e poi parlare con i ragazzi, fare una sorta, insomma, anche di lezione, facendo venire al presidente dell'Arci, Claudio Finelli, che è il coordinatore artistico dell'Arcigay di Napoli. Insomma, parlare un poco di questi argomenti che sono secondo me molto necessari e sono indispensabili per i ragazzi. Perciò io ti dico che nelle scuole è molto importante fare degli incontri del genere, perché c'è una parte proprio omofoba, proprio tra i ragazzi, perciò ti dico che loro veramente subiscono questo bullismo omofobico, tutti questi ragazzini che fanno parte dell'Arcigay a Napoli, no? Loro lo subiscono tantissimo. E poi ci sono invece dei ragazzi, so, più vicini, che ne so, al teatro, al cinema, alle arti, e questi qui sono più aperti. Però, come tu mi aiuti a dire, cioè, è una minoranza, cioè purtroppo è una minoranza. Infatti lo dice sempre Claudio, siamo ancora troppo lontani dall'essere tutti qua, cioè al carpire, ad accettare a Napoli, nonostante che sembra così libera come città. È vero? Niente, insomma, sono un po' di anni che io frequento la comunità LGBT di Napoli, sono attrice, nasco come attrice di teatro, poi ho iniziato a fare anche le regie di teatro e sono approdata poi al cinema, sempre ancora con i corti, ma la mia idea è anche quella di fare poi più là o lungo, speriamo. E niente, ho frequentato da un po' di anni la comunità LGBT di Napoli e i miei migliori amici sono nel direttivo dell'Arcigay e quindi ho ascoltato delle storie di ragazzi e ragazze che insomma, avevano anche, vivevano, se erano giovani, bullismo omofobico oppure nelle omofobia perpetuata tra le mura domestiche. Una storia mi aveva particolarmente colpito e, diciamo, questo cortometraggio è un po' una rielaborazione, la storia in sé è ancora più particolare, però io ho voluto ambientare il corto un po' come una sfida nell'ambiente quanto più omofobico e maschilista possibile, un commissariato di polizia, e quindi lì ho voluto che sì, diciamo che uscisse questa verità sotto forma di coming out e proprio gridato così come atto liberatorio, senza spoiler senza spoiler, diciamo spoiler. Perché infatti parlare poi prima del c'è sempre la tendenza allo spoiler, insomma, perché se no non so che cosa dire. Assassino non c'è. Non c'è assassino. Quindi va bene anche parlare. No, è come, diciamo, il manuale di sceneggiatura insegna, diciamo, c'è la trasformazione del personaggio in corso d'opera, e quindi questo è c'è una tecnica della sceneggiatura che, insomma, è il colpo di scena, diciamolo, anche il colpo di scena, basta così, va bene.
Grazie Cilizia. Grazie a voi di aver, diciamo, selezionato il mio corto, sono felicissima che poi Firenze uno la porta sempre nel cuore, anche se ci viene raramente, però è sempre una bellissima città. Grazie a tutti. Grazie Cilizia. Grazie. Grazie Cilizia.